Ok, questo è il nuovo veicolo, adesso se ci ributtiamo in andiamo a trovare Diego. Ma to che griglione c'ha sto Scania? Ecco Ale. Eccoci. Mazza che bello, eh? Bellissimo il colore. La finezza. Lo Scania di Greenpeace questo. Oh no, Sembra che ti è paura. cascato dentro al secchio del verde. Ho fatto qualcosa che sia, insomma, un attimino visibile, qualche lucina, qualcosa. Due Beh, certo, un passo inosservato. trombette, Comunque, insomma. qui a sinistra, beh, con due trombette specifichiamo, qui a sinistra ci sta il Ok. meccanico se vuoi cambiare lo stupore. E poi una delle mod che ti abbiamo fatto mettere è una specie di tablet Sì, me iPad l'ha 130 detto. pollici, che te lo metti lì così vedi qualcosa. Ve lo siete piazzati voi? Sì. Io ancora no. Vado a dare Però arrivo, dai, un'occhiata. faccio il lavoro qua. Mi state mettendo pressa per partire. Devo sentire sto motore. Io Ah no, cercavo dall'altro di vado, temporeggiare perché ho già cazzo guidato 18 vado. Nel frattempo, raga, guardate che figata, cioè ho aggiunto la calamita sul retro del nostro radio CB, quindi quando lo devo posare basta che faccio così, clac, e si attacca. Che figata. Diego, aspetta Cos'è che sta roba? fammi spegnere il motore mio, fammi sentire il sound del tuo motore, va così magari lo Lo cambio. scegli meglio. Però ti devi affacciare dal finestrino. Sto direttamente con la visuale fuori, così. Ma perché il taxon non va? Si è rotto il clacson meccanico. Madò! Ma invece tu il sound mio lo senti al motore? Ecco, prova un Sto andando, po'. Madò, che tosta la turina. Io non sento niente. No? Abbiamo un problema No. con i motori. Le trombette? Sì, le trombette sì. Comunque fanno una bella pandan i nostri tir, eh? Sì. Arancione e verde, Ok. eh? Allora, il meccanico stava davanti a sinistra, giusto? Qui dietro, guarda, dove sto Dove io? Guarda, sto davanti all'entrata proprio. dovrebbe? Ah, ok, Dietro allora. di te. Mi porto il medikit, dai, che stasera vedo. Anzi, no, l'estintore. Mazza, che estintore Ecco. gigante! L'estintore non promette niente di Niente di buono. buono. Ciao ragazzi, un saluto agli amici tassisti che sono arrivati. Ora ci mettiamo in viaggio anche noi. Sulla destra, giusto? No, no, Vediamo. sulla sinistra, dov'hai? È E perché? guida. Aspetta. Ah, Sulla proprio destra il. Ma c'è una casa abbandonata, Ale, mo io non so se ci abita il meccanico, però. si sa mai, eh. Vediamo. Perché non sto abituato a vedere questi con le casette, allora. Di solito mi dà sempre la chiave inglese. Pancerchi neri borchiati. No, raga, è un casino spostare la No, guarda webcam. quanta roba qua Fidatevi dietro. che c'è il navigatore però là dietro. A me questo mi dà solo il. Aspetta, cioè c'è un problema però. Bene, altri problemi. Posso andare avanti nella Ah, customizzazione? no, l'unico problema è che qui mi dà il garage, non il meccanico. Credo di aver. Allora, credo di averti dato informazioni false e Mi tendenziose. sto per. O mi sto per. O abbiamo due cose diverse, o mi No, sono. infatti non è qui il meccanico, devi riuscire, aspetta, esci, ti accompagno io, No, se. no, mi sa che l'ho intravisto adesso Sì, girando il fai questo navigatore. giro. È in fondo alla strada a Bravo, sinistra. bravo, un fondastro da sinistra. Ok. Al massimo qua ci ritorno a fa benzina. Frattempo sento la radio che granchia in sottofondo. Dai, sono abbastanza soddisfatto. Allora, nel caso provo, dai, a mettere pure io un motore dei vostri Sì, che no, non sono merita, riuscito a fidati. sentire il sound. Prova, prova, prova. Allora, guidalo. Vediamo se così Ti ripeto, io ti funziona. consiglio o il 2 o il 4 sono i più belli come sound. Intanto ripariamo qualche danno poi. Devo fare 3 viaggi solo per pagare il cambio gomme, sì. Ah, conviene dormire comunque perché vedo che stiamo Io già al sono morto, limite. infatti, sì. Ok, i motori. Quindi voi avete messo il 2005. 2005, io il numero 4 per l'esattezza. Io non me lo ricordo. O il 4 o il 2, boh. Come faccio a vedere? No, c'è un modo? Vabbè, Ah, ma ok, tanto non è sto stato qua, dal meccanico. Andare in officina. li provo tutti e sti cazzi, dai. Vediamo. Ok, quindi si parte? Sì, diceva Diego che abbiamo Yes. GLS qua intorno, quindi vediamo un lavoro se ce l'hanno loro. Sì, dovrebbe essere. Prima ci stavamo, ma già mi sono scordato tipo a destra.
Madonna che verde, Ale. Per non passare inosservato. Sì, è comunque lì in fondo, a destra. Una volta usciti da là. Spinge, spinge. Ora ci vorrebbe un bel lavoro verso sinistra. Do un'occhiata ai carichi? Yes. Ma io direi Valladolid, dovremmo andare a sinistra con Valladolid. Valladolid, no? Dovrebbe essere buono, sì. A parte che non so come si dice Valladolid, mi si è legata la lingua. Giusto. Tra l'altro, verso Valladolid è Transportes Caballeria. Non so se trasportiamo cavalli, ma dentro un coso di GLS vivi, spero. Eccessivo. Ecco, io spero che andiamo dal macellaio, così se gli portiamo morti in soffrendo. Perché... è anche una consegna urgente, ditemi è voi. È urgente perché si vede che sono un po' malati. Prima che inizi con noi, di solito non vanno benissimo. Prima che inizierà a puzzarsi i cavalli. Diego, mi sa che non arriverà stasera la parte. Mi sa anche. Vabbè, quindi carico i cavalli? Vai, carico i cavalli. A posto, caballeros caricato. Di cavallo, tu. Atleta di cavallo. Mo tocca trovando cazzo sta. Ecco sì, qua. Ma noi dobbiamo prendere il suo, non da qui, no. Lo so, lo so. Comunque, Ale, mi chiedono quante trombe hai su, perché sembrano giusto 2-3. Poi proviamo, poi proviamo. Questo non ero io, eh. No, no, ero io, infatti. Volevo vedere se potevo reggere il confronto. Pulsante 1, ma ok, io ho preso lo stesso lavoro di Ale. Io per adesso ho solo una cavalla. Possiamo procedere con i maschi? Ottimo, direi. Vi aspetto se la trovo all'uscita di GLS, che non è qui tra l'altro, ma devo ritornare indietro. Dico. Mo si chiama Prato, ho capito, ho capito. Prego, prego, vada nu. Aspetta, che ho appena accettato, arrivo. Queste sono le trombe. Sembra di stare al porto, però va bene. Fermo, fermo lì. Venghi, batti lei. Ah. Chi ha fatto palo? Allora, comunque la cosa del navigatore funziona perché non ci sono indicazioni, quindi bene. Okay, così deve essere. Bene. Ottimo, dire che funziona perché non ci sono indicazioni è un po' un ossimoro, però va bene uguale. Funziona Lascia fare, lascia fare. In tutto ciò abbiamo capito dove dobbiamo andare, eh? Ma mo vediamo. A sinistra. A sinistra mi sembra bellissimo. Le basi dell'A, mo dopo. Dobbiamo trovare un cartello di riferimento. Allora, dalla mappa io vedo che davanti potremmo andare a destra o a sinistra, perciò devi vedere questa autostrada. Se da là vedi qualcosa. Mi sa che non ci sono indicazioni qua. Provo. Boh. Sinistra? Ma qualcuno ha la bussola on board, perché io no. Ce l'ho io, ce l'ho io. Il problema di sto camion è che hanno messo tutta la roba importante davanti al passeggero. Allora, vado verso Lione. Aspetta, qui dicono Strasburgo per andare in Spagna. No, io non credo, cazzo, è più a nord. Sì, Strasburgo vai a nord. Il Belgio è sopra la Francia, scusi, collega. Guarda, io riferisco, non sa prenda con me perché io in geografia ce l'avevo 3. Scusate, ragazzi, chi ha fatto volare quella Clio sul prato a destra? Ah, io no, io sto fermo. Ma la vedete? Ah no, sì, a vedere la vedo. Sì. Come cazzo è finito? Non lo so come è finito, ma io giuro che sono innocente stavolta. L'avrà fatto tutto da solo. Da qua la ringhiera, ma che c'è dietro? Così, la Clio a mezzo. Vabbè, provo ad andare verso Lione, a fiducia. Vada, vada, vada. Butti.
No, io più che altro con sta cosa che abbiamo abbassato le luci non riesco a capire se ho le luci accese o spente. Vabbè, è giorno, che te frega. Eh no, perché mi è già arrivata una multa per guida con luci spente. Mazza che personcina civile che sei. Non mi sarei mai preoccupato io della multa per le luci. No, è che la multa è un po' un presagio del... Guarda, quando si fa notte è meglio che l'accendi, perché sennò... No, occhio al pullman. Occhio anche al casello, eh. Io boh, non c'ho... Mi slitta sempre in frenata, è clamoroso. Signori, mettetevi ai caselli vicini che facciamo una partenza in drag race. Qua sono tutti chiusi alla destra di Diego, mi tocca andare dietro a lui per forza. C'è qualcuno? Siamo qui appena all'uscita. C'è Diego, vai, io vi guardo da dietro, faccio l'arbitro. Pronti? Vai. Al 3? Fotto il casello. Ma come va? Ma dove va? Aspetta, mi sono fermato. Allora, un attimo, un momento. Pronti? Aspettate che io non pago. Allora, vai, nudi tu, il aspetta via. Aspetta che stai indietro, rianna un po' più avanti, Ale. Un po' più avanti, ti dico io. Vai, ancora. Ancora, ancora, vai, vai. Frena. Ok. A posto? Al 3, eh. Vai. 1, 2, 3. Vai, 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 vai che non pago, vai che non pago. Poi si spinge qua in autostrada. Penso che mi hai bruciato. Oddio, parlo con lo spazio che c'è il la radio, ragazzi. Metto sulla radio, oddio. Cioè, non puoi capire dove sono passato, cazzo. Qua possiamo anche allungare un po', testiamo. Occhio ai curvi. Occhio a lui che c'è stata la polizia nella corsia d'emergenza. Oddio, i birilli. Occhio che c'è un incidentone. Vedendo sono passato, raga. Passato mi sembra un parolone, Diego. Diciamo che. Allora c'è destra Reims o dritti? Ok, e che Ale c'ha un'andatura un po' incerta, diciamo. No, dritto, dritto. Io ce l'ho le cazzi di luci accese. Attenzione, ho visto un nu un po' saltellante. Raga, lo dico, io così non ci arrivo a Vaglialo, vedete? Già mi sono ammazzato. Guarda, già mi sto facendo troppo male. Attenzione, interrompiamo le trasmissioni. Ci sono tre tire che zigzaggano sull'autostrada. Comunque, mi sento di dire che si vede che non guidavamo da un po'. Cosa sì, te lo fa pensare? Sì. È partito subito l'entusiasmo. Tra l'altro, Diego, se il passo è questo, ci arriviamo a Lisbona. Merda! Mi è sembrato di vedere. Cazzo, c'è seccato all'istante. Gli dobbiamo montare le ruote sul lato destro, aspetta, ferma. Houston. Ho messo una manovra alternativa, diciamo. Allora, spero solo che mo non ci rimanda il meccanico de Metz, sennò devo ripartire. Allora, io nel mente provo a chiamare i soccorsi. Vai, provo a scoprire dove ti mandano. Comunque mi fanno giustamente notare, ci arriviamo a Lisbona. Te l'ho detto, ci ha seccato subito. Mi sento di dire che stasera... Che era F7? Sì. Sì, F7. Vi faccio sapere dove mi manda. Vai. Comunque qualche chilometro allora fa l'avevo già rischiata io sta mossa. Sono a Digione. Ma io ho siamo un tantino instabile. Sono diciamo a Digione, signori, siamo vicinissimi. Credo che voi, se proseguite dritti, al prossimo incrocio praticamente ci possiamo ribeccare. Attenzione, un altro clacson, c'è Ale?
Arrivato, arrivato. Organizzazione. Aspetta, faccio un attimo benzina e dormo anch'io, approfitto. Ok, io sto dormendo, vai, a posto. Ragazzi, ma chi è che c'ha gli abbaglianti? Io. Forse io. Praticamente oddio. Tutti. Oddio, attenzione oddio, al curbone, Mamma mia, oh. Per quanto non ho preso manco i capelli. Ok, io... Ale, che stavi dietro? Sì. Hai assistito? Sì, diciamo che ti ha aiutato un po' il guardrail, diciamo così. Mi sono un po' coricato sul guardrail, diciamo. Attenzione. Lione centro? Boh. C'è un lione anche centro. Se cantina... Marsiglia. Forse Marsiglia sta più a sinistra? Boh. Boh. Attenzione, quindi Marsiglia così a secco. Sì, sì. Occhio Ale, occhio Ale. Mi ha convinto. Ok. Oppela! Porca puttana, sono pieno di zanzare dentro la cabina, ma ci vuole l'ammazza zanzare. Comunque io mi immagino la faccia dei cavalli dentro il rimorchio. Grazie Ale che mi hai tirato un camion. No però no. Occhio no. Esterno. Oh mezzo. Che è mezzo? Che cazzo è? Mizia, che c'è scritto lì? Sì, c'era scritto mizio. Ale c'è un punto in mezzo. Oh troia. Che cazzo ho preso? A me hai preso. Che cazzo ho preso? Ma com'è possibile? Stavo tranquillo, tranquillo. Perché c'era la corsia chiusa dall'altro lato, forse. Ragazzi, non vorrei dire, ma io sto col camion messo in una posizione non ortogonale. Ma ti sei fermato? No, cioè, sono messo come stavi messo te. Il fiume? Sei passato sotto un ponte? Col fiume a destra? Allora, sono passato sotto un fonte, però mi pare che il fiume stava a sinistra. No, non mi dico così. Cioè, uno dei due è andato nella direzione sbagliata. No, allora, aspetta, però prima aveva detto la galleria, che però si può fare giustamente in entrambi i versi, diciamo, quindi non aiuta. Temo siamo... che stiamo andando in due direzioni opposte. Sì, il problema è si che spegne la, pure quella giusta camion. È la nostra, però. Ginevra Marsiglia di nuovo. Ok, quindi mo andiamo verso Digione Parigi o Ginevra Marsiglia? Ginevra Marsiglia. Sì, perché se Diego andava di là. Sto fermo, dico però. Vabbè, dai. Stavo andando verso Marsiglia. Ci vediamo a Marsiglia. O per la strada. Quanto è lontana Marsiglia? Tassi con noi. Beh. E a destra ci abbiamo sempre sto cazzo di Lione Centro. Oddio, noi abbiamo. Siamo tornati lì. Abbiamo fatto il giro. E noi qua avevamo parcheggiato abbiamo prima. Abbiamo fatto il giro, siamo tornati esattamente qui, no Diego, quindi ci devi trovare. Prova a tornare dietro, aspetta. Abbiamo fatto tutto il giro per ritrovarci allo stesso punto di prima. Il problema è che l'unica maniera che mi viene per tornare indietro, raga, è, sapete qual è? Sì, Mi tocca andare contro mano. Ah, vabbè, per così poco. Ok, adesso sono dentro Lione. Aspetta. Allora fermati, arriviamo pure noi. Allora, io sto su un ponte con a sinistra sopra un fiume. Ho capito che ponte, noi ci siamo passati sotto però. Allora, sotto c'è il fiume, non pare che c'è la barca, fai. No, ok, ho sbagliato ponte. Oh, vabbè, è tutto però. E barca mi pare eccessivo. Poi dice perché vi siete persi? C'è il ponte con sotto il fiume, noi siamo passati sotto. Vabbè, i cavalli sanno nuotare, c'è da dire anche questo. Comunque Lione 100 km dritti, eh. Ma come 100 km? Quanto Oh, ho letto il cartello prima. Ma no, ma è qui, è qui. Ah, 100 km in linea teorica. Allora, 100 km nostri. Un fiume a destra ci sta.
una cosa particolare, forse è questa la barca che aveva visto a destra. Sì, ma non è una barca. No, no, è un edificio. Era una specie di edificio strano che sembrava una barca. Ok, a destra okay. Nostra. Dai, io questa destra, io stavo già a sinistra, raga. Allora è quello che è stato il problema, vedi? Ora il problema è se sta sopra di noi o sta qua. No, ma sopra, è posto sotto, c'è l'acqua. Dovrebbe stare qua davanti. Ecco, come vedete, state dall'altro lato però. Vedi, te l'ho detto. Ma come cazzo ci sono arrivati? Ma aspetta, ma tu sei dall'altro lato ma rivolto come noi, no? E allora sì. L'ho fatta tutta in contromano. Ma scusate, ma allora stavo andando al verso giusto, cazzo. Cioè, se voi venite dal lato da cui io sono venuto contromano, stavo andando al verso giusto. Stavamo tutti là. Ma come? Non avete visto un casello? Cioè, dove cazzo siete passati? No, il casello no. Non c'era. Non c'è un casello, c'è un mega svincolo. Vabbè, mo come mai risolve questa situazione però. Vabbè, andiamo avanti. Rifatela contro mano magari. Ma non c'è spazio perché nella galleria non c'è la corsia d'emergenza. Vabbè, mi aspetta, faccio spazio, aspetta. Ma Ale, non stai a Na? Dove sta Nu? Lo vedo nel... Ah, sì, sì, ok, vedo pure io. Più avanti mi serve una piccola spinta. Arriviamo. Arriviamo in soccorso. No, però dovrebbe essere recuperabile. Insomma. Toccatina leggera o meno? Come no. Si sta riabbassando? Si sta riabbassando? Sì, dai, è no, però sì, è risolvibile, è risolvibile. Si sta abbassando. Vai, a posto, Allora devo prenderla più larga. Ma dove andare di qua, no? Sì, vabbè, mo riprendiamo l'autostrada, stiamo tutti qua. Senti, i cavalli intanto si sono associati in un sindacato e chiedono se possono scendere e andare a piedi da soli a Marsiglia. Cioè, però sicuramente prima di noi. Guarda qua, Ginevra, Torino, Lione, Marsiglia questa è. Eh sì, anche perché questo è sotto il ponte, o sbaglio? Sì, è questo il ponte. Onesto. Ma com'è possibile che stiamo a girare intorno, cazzo? No, aspetta. Ora però che ci sei anche tu, ti abbiamo trovato. Se andiamo più avanti troviamo il mega svincolone dove io e Ale andiamo verso Lione. Adesso andiamo verso Montpellier. Ok. Sì. Sì, Marsiglia seconda a destra. E quindi andiamo lì. Che alla fine facciamo la costa francese, no? Allora, qua facciamocela piano, vediamo. Sicilia sempre qui. Ok. Mi raccomando, centratela, quella in mezzo. Sì, io l'ho presa insieme a una Volvo. Ecco, io la Volvo l'ho ripresa perché si è mossa. Volvo blu, segui il cadavere della Volvo blu. Raga, pigliatela con calma perché a me dei 2500 cavalli ne sono rimasti 12. Ma intendi quelli del carico o quelli del motore? Tutti e due. Allora, un attimo qua. Ho trovato un coso giallo, dritto, Marsiglia Montpellier, ok. Abbiamo Montpellier centro e Tolosa, immagino Tolosa. Oddio, il camion! Oddio, che liscio. So io. Mi sa che non diceva andare dritto, forse. Non l'abbiamo sentito, ma l'abbiamo visto. Ecco, tanto ho trovato quello con i pezzi del mio camion. È stato un piccolo disguido. Ok, che mi sembra di vedere qualcosa di strano, diciamo. Io ho il camion al 100%, ma si muove. Sì, però non avere le ruote di lato, questo è veramente... Ah, le so già due volte fa, ma sarà la tartaruga comunque. Ma distrutto. Perché ho visto all'ultimo momento il casellino, diciamo. Vediamo dove mi manda, va. Fa in culo, mi manda. Ci siamo, Diego?
Sì, sì, io sono pronto. Andiamo. Noi siamo dietro di te in attesa, vai. Ora tocca a te guidarci. Ottimo, io mi perdo pure alla Dispoli, calcolate, perciò... Però qui si può andare solo a destra. Sì, qua è tutto chiuso, quindi... Com'era la città dove dobbiamo andare? Vabbè, io andrei per Valencia, che mi pare più lontano di Marrendo. Quindi dov'era? A sinistra, no? Sì. Tarragona o Saragozza? Beh, troppo tardi, Saragozza. Vai. Attenzione, rischi nel misto. Che infilata. Guarda come si spostano. Allora, Valencia dritto, raga. Che cazzo c'entra Valencia, mo? Non lo so, Madrid a destra invece. Qui tocca scegliere. Esatto, Madrid. Allora, Madrid a Orco... destra. Ecco, vedo altro meccanico nel futuro. Sì, quelli che sono questi, diciamo. Sì, ci ho avuto un contatto. Attenzione, inseguimento! Non ti preoccupare, ci penso io! Quante stelle già avete? Ma come cazzo si fa a ribaltare sto coso per una volante? No, ti sei ribaltato. Mo se mi rimane a Saragozza mi ammazzo. Ma è la cosa più vicina, sai. E mi rimane a Saragozza, porca troia. Ma ferma. Qui c'è un cartello Valladolid, raga. Ah, ok, perfetto. E mo tocca trovare un però. Tocca trovare un sì. Tocca addosso a uno. C'è un problema. Ma io credo che Ale sia arrivato a Valladolid. No, ti sei portato. No, no, in realtà no. È arrivato volando, però. In realtà no. Valladolid è qui a destra, raga. Appunto. Allora sono più vicino di voi. Io c'ho... Guarda, Diego, ti ricordi che cosa hai combinato tu a Stoccolma? Sì, ci dopo di notte. Provo a passare nei palazzi, prima o poi. Non so che succede poi, eh. Ok, con una mossa a sorpresa. Attenzione, signori, perché qui siamo... Cioè, è una strada non segnata sulla mappa, però... Boh, sono uscito a Segovia. Okay, io ho dovuto alzare bandiera bianca. Se tu guardi alla tua sinistra sulla mappa me dovresti vedere. Ecco, te vedo pure in quello grosso adesso. Vabbè, comunque ci abbiamo messo solo 3 ore e 58 adesso di live. Quindi diciamo 4 ore. Onesto. Vabbè, dai. Beh, signori, io a questo punto accosterei qui. Sì, no. Decisamente. Così almeno ci abbiamo sia i caballeros eventualmente allora, per la prossima e il meccanico. Invece di fare il trasferimento...